Benedetto Salomone è il nuovo coach della prima squadra della SBAI, anche dell'Under 18. Allora, con quale spirito inizi questa avventura? Sicuramente metterò tutto me stesso in questa nuova avventura. Per me è la prima esperienza fuori dall'Abruzzo. Sto cercando di capire un attimo qual è la situazione che abbiamo. E ho visto ieri e questa sera vedrò gli altri giocatori della prima squadra, quindi mi sembra un buon gruppo. Ho visti carichi, compatti e niente, è stato solo un preliminare per conoscerci, poi ad agosto cominceremo a lavorare seriamente. La storia, come sai, comunque ha fatto una buona stagione, chiaramente poteva essere ancora migliore visto quello che era stato per gran parte il cammino. Ho visto qualche video di qualche partita e non so quali sono state poi le motivazioni che hanno portato a una debacle dell'ultima parte di campionato, però ripeto, i ragazzi io li ho visti ieri e li ho visti carichi, pronti, nonostante ci troviamo a fine maggio, quindi c'è tutta l'estate davanti, e li ho visti pronti per cominciare questa nuova annata. Ecco, tu sei giovane, però hai già una carriera interessante, Lanciano e poi l'Ortona, sia nel ruolo di primo allenatore che di vice, comunque portata fino alla Serie B. Sì, come assistente siamo andati in Serie B, certo. Da capo allenatore siamo passati da C2 in C1, poi l'anno dopo arrivò Domenico Sorgentone, maestro di basket e di vita, e che ci ha condotti in Serie B, un'annata trionfale. E poi quest'anno le cose non sono andate come preventivate all'inizio, quindi poi chi paga per tutti alla fine è sempre l'allenatore. E io poi a dicembre sono andato via e ho concluso l'annata a Campli, sempre in C-Silver, dove abbiamo raggiunto una salvezza sofferta ma goduta. Che impronta vorresti dare alla SBA? Guarda, io storicamente a me piacciono le squadre che difendono, perché poi da lì riusciamo a costruirci delle situazioni in attacco che ci permettono di sfruttare la nostra atleticità. Quindi la mia impronta, la mia parte di lavoro inizialmente spingerà sulla questione difensiva, che io poi sono convinto che difendendo poi in attacco la soluzione arriva da sola, quindi sicuramente lavoreremo tanto su questo aspetto, su alzare un pochino i ritmi e niente, vediamo quello che succede.